qua buon giovedì sera amanti della penisola del disagio grazie l'uomo che ride per i 100 bit numeretto della rifa l'uomo che ride siamo tornati sulla terra siamo tornati sulla terra ieri abbiamo fatto un viaggio tra le stelle un viaggio interstellare ed oggi siamo di nuovo qui su questo pianeta e abbiamo capito che in qualunque angolo dell'universo il disagio impera potente. Buonasera Frank, buonasera Chaos, Gambero, Carmela, sì, Rintaro, l'uomo che ride, buonasera jo Jason, Jenny, buonasera Xblast, Elisa, Robbe, per DNA che tra poco ci tradirà e tornerà dal caccia. Lo devo, lo devo chiamare il caccia perché lo voglio domenica insieme agli altri ospiti. Buonasera Mary, buonasera a tutti, buonasera... Quelli che sono andando. Buonasera Ciott. Interstellare interdimensionale. Sì, esatto. Di Gesù, di Gesù. Buonasera Icaros. Qualcuno ha visto un'astronave a banana ieri notte? Buonasera Wont. Allora, vi siete ripresi, vi siete ripresi dal... dall'intervista di ieri sera. Ci ho messo un po'. Ho messo. Io pensavo che il titolo stato. Come. Buonasera Lara! Buonasera Lara, che è pronta! Che è pronta con il suo personaggio. Con il suo personaggio... <ride> Buonasera Mirzl, Mirzil, Mirzil, buonasera, grazie per aver scritto per la prima volta in chat, ben arrivato Io ho visto una strana a forma di cetriolo, la sora Belarda, la nostra Lara che è pronta con il suo personaggio di Project Zomboid Una donna anziana che si chiama Belarda e che probabilmente non incontreremo mai perché morirà appena sponata in una delle delle città, oggi sono anch'io un contattista, mi ha contattato la banca, aia, aia, è, è del 1920, sì. il gioco è del 93, quindi, il gioco è ambientato nel 93, anch'io, a dire il vero però, è stato divertente, sì, sì, sì. Buonasera Caio, buonasera anche a te Caio, è vero, è vero, hai scritto prima, ben arrivato, ben arrivato in parrocchia, eh, ieri, ieri è stata tossa, io ho provato a mantenere eh, una Professionale serietà Per tutta l'intervista Ho ceduto un po' Ho ceduto un po' mentre si parlava di Biglino Lì un po' sono crollato Però poi alla fine quando mi ha, post ha postato Il, bo il, il bottone d'ottone Come UFO Lì ne ho fatta e eh, Lì ne ho fatta scusateve Ci ho provato ci ho messa tutta Ma il bottone d'ottone Lì è stato. abbiamo lì veramente. Ridevi come un paio. Ma è vero, non è vero. Ma, se stai, ma non è vero, che sta a piagne. Un bottone. Ma poi mi, fa, mi farà un audio. Tanto te de, de l'ho detto io. Ma è un bottone. eh Ma tu pensi che è un bottone? Non è che penso che è un bottone? È un bottone. Ma che devo pensare? Padre un amplon perfetto fino al bottone. Hai ceduto di schianto. Un po' mi dottore in manici di scopa non riesco più a indossare le camicie dopo il video. Ridevi con la testa abbassata? No, ma abbassavo la testa perché stavo a riflettere sulle domande da fare. Poi all'ospite, perché... dai, su, ridevi con la testa abbassata. Beh, è stata difficile. La live, la live è migliore di è stata difficile. Ha, pre ha premuto il bottone sbagliato. Sì, 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 ovviamente lui ha le semiprove. Sì, 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 sì le semiprove. Ma comunque noi siamo gente. Che anche di fronte alle evidenze, eh, anche se messa di fronte all'evidenza, negherebbe qualsiasi verità. Quindi noi siamo gente che di fronte a un bottone, <ride> comunque negherà che quello in realtà non è un bottone ma un ufo. Anche perché cosa vieta agli alieni? Di avere le astronavi a forma precisa di bottone. Niente, so, cioè, viaggiano attraverso il multiverso, quindi perché non fare una strana forma di bottone? Chi può impedirglielo? Diciamoci la verità. Siamo falsi e tendenziosi, siamo falsi e tendenziosi. Quanto è durata la live ieri? Due ore, due ore, due ore. Dieci, dieci... Cosa 10, John? Buonasera, John! E Magari... Bo... Che Grande John! 10 mesi! Grande John! Ecco che cos'era quel 10. Grazie mille per il battesimo numeretto della riffa, John! Guarda, te, sarei contento se vince, Credo che dobbiamo dare la maglietta con... Eh? Devi fare... Poi ovviamente devi postare la... Devi fare un video dell'asina guace con la mia maglietta! Certo. Eh beh, io sono manager ormai della Sinaloa, cioè, no, la regalo. No, non vale di indossare tu. Guarda, ti sei perso una live ieri, John. Non so se la brucio come la bruci? No, è blasfemia. Ieri ti sei perso una live, John. Avevamo eh, in collegamento una persona, eh, un contattista, una persona che è in contatto con gli alieni e ci ha raccontato delle cose. Lascia fare, lascia fare. C'è chi viaggia nello spiazzo nel tempo con una cabina telefonica della polizia, figuriamoci se altri non possono viaggiare con un bottone. Ah, sì, ieri non, ah, non c'ero. Volevo esserci, ma ho avuto un contrattempo. Vabbè, poi la recupererai se vuoi. Non è vero, ti sei perso so, solo tanto disagio. Beh, è quello che portiamo noi. Mauretto avrebbe detto: ma se facciamo finta che non sia un bottone, è vero, è vero. Comunque c'è un certo, credetemi, che commenta sotto i tuoi video, aberrante, disaggissimo, sì, beh non è solo lui, ce ne sono tantissimi, che, che sono di quel livello che piace a noi. E ieri parlo italiano perché guardano i film di Alberto Sordi. Ma se facciamo finta che non sia mai successo... Ho preferito Tito, ho preferito Tito. No, vabbè, ieri io mi sono diverti cioè, so divertito a, a non ridere, quello è stato <ride> divertente. Se vuoi avere una forte migraria non la, recuperare, non la recuperare. Ma dai, è stato interessante. Abbiamo, abbiamo scoperto le verità attraverso oltre lo spazio. oltre... è stato interessante perché... perché no, cioè non era. Oltre il multiverso. Quello che pensavamo fosse. Ma scusa, abbiamo scoperto un sacco di verità. Abbiamo scoperto che gli alieni arrivano da quei sì, pianeti lì. Ma immaginavamo che fosse davvero un contattista. È un contattista, davvero? Sì, è un contattista. Vabbè, ah ci ha contatto con altre persone che ci hanno contatto, quindi è un contattista. Eh, sì, L'abbiamo scoperto. Tanti abbiamo le, gli UFO a forma di banana, gli UFO a forma di bottone, gli alieni che viaggiano nel multiverso, che sono di una razza buona, ma buona fino a un certo punto, che ci lasceranno comunque morire quando arriverà l'asteroide o il pianeta Nibiru. Cioè, un sacco di cose interessanti. Che hanno fatto la lotta tra ma bene e male. Abbiamo 4 anni. Abbiamo quattro anni, sono rimasti 4 anni. Io conoscevo già quelle cazzate, tranne la banana, che viene effettivamente la banana, la federazione di luce, gli anni a velocità smodata, cioè, manca Thanos. Attenti a 2016 l'asteroide viene adesso, ma ancora no, ma ancora no. Cosa ha de detto della banana? No, lui ha visto un'astronave e l'ha non aveva la prova di questo suo avvistamento, aveva un disegno a forma di banana. Ecco, io ho pensato per tutta la live che ci credesse davvero, ma quando ho visto il bottone mi sono convinto che trollava. Beh, dai, pure lui. È la prova del bananofu, è un disegno. Il bananofu è un disegno. Conosci Omega Click? Eh, sì. Non, non tantissimo, però sì, è un altro, se non sbaglio, un altro sito complottarissimo, un canale complottaro. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, se finisce tutto entro quattro anni almeno non pago il mutuo, vabbè. Adesso vogliamo Serenca, non è la serata per Serenca, oggi Clerical News. Ah, no, mega è clip di del de banca agente. Ah, un mega clip. Ah, c'è cioè un mega click che è quello complottaro, un mega clip che fa il verso fa The banking. No, non lo conosco. C'è cioè, troppo femminismo, io voglio un'astronave a forma di patata. Quello in realtà era un barba scura vestito da banana che viaggia attraverso lo spazio e il tempo. Però ci manca Serenca anche a minuti. Tra l'altro poi domenica, che inizierà la maratona alle ore 13, sì, eh, avremo, Serenca, vale. avremo diversi ospiti. No, non c'è Serenca. E ovviamente faremo anche un bel, un bel recap delle cose più belle che abbiamo visto. Delle cose più... In alla carbonara aggiungo i broccoli e il sacrilegio. Eh beh, beh, beh uomo, ti banno subito. Omega che parla proprio di Marina, eh, di Marina Tonini e di quelli di cui fa parte quello di ieri. Ah! Interessante, me lo devo andare a cercare allora. Potresti anche invitarla, però possiamo aspettare che mia moglie va a letto prima di parlare <ride> di Serenka, addirittura così addirittura vabbè. Ma, no, ma Spark è uno che, che a Serenka comunque non gli interessa. Non mi ha mai detto nulla su Serenka. Spark non ne ha mai parlato assolutamente. Anzi, per questo poi non, non gli interessa affatto che noi vediamo Serenka, anzi, non la vorrebbe vedere. <ride> Come non c'è Sereca, non guarderò la maratona. Eh, una car broccoli. L'ha segnalata io? Se... L'ha segnalata lui addirittura. Ah, addirittura. Buonasera Conchi! Allora, subito sondaggio. Conosci Omega Click e pure Omega Conchi. Chi è Omega Conchi? Ma si vola a disco, maratona, bagniamo la sigaretta. E ormai vi ho fatti spendere tutti i punti, eh. Nerodromo ha fatto un video sul messaggio dell'astronavi su Facebook. Sì, visto, visto. Non si bestemmia così pesante, qui. Mi ha provato una carbonara con panna e viusta. Io sì, pasta cotta a mezz'ora. Una roba epica. Un minuto di silenzio, per favore. Per il un lutto sulla carbonara. Un Click, sì, lo conosco. Quello con la maschera di V. Di v. Mamma mia, ragazzi. Che ma... cioè... Più andiamo avanti, più si scopre disagio nuovo, disagio più importante, più profondo. Se finisce, finisce mai, non arriveremo mai a un capolinea. Allora, allora passiamo, passiamo a noi, passiamo alle eh, clerical news, quelle base, ovvero dal sito dell'Uar, la clericalata della settimana blog.uar.it eh, io ho visto la carbonara instant sulla aeree della Wizz Air mamma mia eh, come chi è Omega quello che, che sfidò Faber sull'esistenza di Dio un litro di Omega Carbonate non riuscì a raggiungere la profondità dei credenti ma è vero, c'è sempre disagio nuovo. Io non avrei mai pensato di leggere Clisteria alla candeggina. Eppure, ma i prossimi confronti potremmo metterli ai voti. Io ormai non parlo più con Fridjack per quello che è successo ieri. E vorrei lo eh. Ormai Frid Fridjack è nella lista nera. Allora. La carica ricalata della settimana è del commissario UE per l'economia Paolo Gentiloni, che ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico presso la sede di Roma dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ateneo privato confessionale che di fatto discrimina tra battezzati e non. Bene, passiamo al prossimo, grazie a Gentiloni, commissario per l'economia dell'Unione Europea, che si presenta ad un ateneo discriminatorio. Al Duomo di Salerno per la festa di San Sebastiano partono... Patrono della polizia locale si è celebrata una messa anche con il presidente della provincia Michele Strainese. E, eh, saluto del sindaco Vincenzo Napoli. L'evento organizzato da un'associazione confessionale con tanto di proiezioni di un filmato sul martirio del santo, ha visto il, il patrocinio della provincia del comune del consiglio regionale della Campania. Il presidente straianese ha voluto dare il suo sostegno morale alle celebrazioni che hanno visto il convolgimento della polizia municipale Campania. Eh, associazionismo, protezione civile ed esercito, la provincia di Salerno sarà presente presso la cattedrale di Salerno anche con il gonfalone dell'ente eh, scordato da alcuni agenti. Sofic, grazie mille per il battesimo! Numeretto della riffa a Sofic, allora dicevamo conforto uh, scortato da alcuni agenti della nostra Polizia Provinciale inoltre sono stati benedetti per l'occasione quattro automezzi appena acquistati per la Polizia Provinciale bene bene abbiamo di nuovo di nuovo sacre funzioni con organi istituzionali con Polizia, Esercito che vengono anche benedetti mezzi uh... <ride> Autoveicoli benedetti dalla Santa Sede. Allora devo fuggire da Salerno. Spero che la clericata sia a Mattarella alle cerimonie di inauguramento. Che ringrazia a nome del popolo italiano Papa Francesco per il suo magistero. Ho l'impressione che siamo noi quelli strani perché il clericalismo è ovunque. No, credo che non, non ci sia perché forse non. Credo che questa sia quella della settimana scorsa e quella di questa settimana debba ancora uscire. Un'analoga messa ad Aversa per la festa di San Sebastiano, officiata dal vescovo della diocesi, presenti anche il sindaco Alfonso Golia e il comandante della municipale Stefano Guarino. Il Stefano Golia eh, qualche giorno prima aveva anche festeggiato la conversione di San Paolo, patrono della città. Il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, e la Giunta hanno accolto nella sala del consiglio comunale un parroco prima del suo pensionamento per rendergli omaggio. È bello, è bello, è così. Questa è la nostra penisola in cui il clericalismo e le istituzioni vivono a braccetto, vivono in questa orgia di corpi fusi quasi irriconoscibili, indistinguibili l'uno dall'altro. Si continua a castare magie sui mezzi. A uh, Urca il sondaggio ha vinto il basso, seta, ma non vale, non vale come il sondaggio. La benedizione danno più 20 HP ai mezzi, esatto. I mezzi si benedicono con il più 3 in attacco. Meno male che ho rifiutato l'arma, se no mi beccavo anch'io l'acqua d'accesso. Ma la divisione si può fare al posto della divisione, costa meno. Mia madre è appena stata a benedire eh, della fru. della frutta. che senso, Ritardo? C'è anche la benedizione della frutta. Grazie, Trinità! Numeretto della rifa, Trinità! Grazie mille! Grande lode al Signore! Me lo sono sempre chiesto, ma quando dici... Eh, grande tizio per la sab numero della riffa per te. Mattia, che prende appunti, chi assegna i numeri della riffa? Abbiamo la regia, abbiamo Io, Valere, Valentina, che dà la regia al, al mio taccuino in cui segna numeretto eh, e nome e numeretto. Le istruzioni si inginocchiano davanti a questi cialtroni. Mamma mia, nelle caserme i cappellani militari hanno un potere terribile. È vero, è vero. Oggi, benedizione dei panettoni per San Biagio. Il parroco domenica scorsa è invitato ad una messa per benedire le donne. Perché? <ride> cioè, una messa apposta per benedire le donne, ok. Non così tanta frutta. Ma non sapevo della benedizione della frutta. Ma cioè, te devi pure sbrigare a benedirla perché sennò poi va male. Si fa benedire le frutta dal petto e poi pretende che ne mangiamo tutti. <ride> Mamma mia, uomo surreale! Grazie mille anche a te, numeretto della rifa uomo surreale! Alleluia uomo surreale a Fabio Badda. Grazie uomo surreale per il battesimo. Allora, cappellani mi è sempre sembrata ambigua la parola cappellani. Cosa fanno i cappellani? Mm, meglio non sapere, meglio non sapere. Allora, clerical... Ah, oh, clerical della settimana, finita. Abbiamo un po' di disagio sparso questa sera prima di passare alla notizia che dal titolo alla live me ne dice sicuramente le banane che poi diventano astronavi e quello dipende quanto, quanto potente hai castato la magia di benedizione sulla banana se è troppo potente c'è il rischio che la banana diventi un'astronave e cominci a viaggiare nel multiverso <ride> contattando gente sulle spiagge toscane questo, questo succede Ovvio, i cappellani cappellano, certo. Eh, benedice sicuramente le bana... ah, okay, avevo letto. allora torniamo sul sito. Informazione Cattolica, tra l'altro. Poi adesso abbiamo due notizie che mi hanno sconcertato questa sera. Eh, una di Aleteia e uno dell'osservatore romano. Di brividi, eh. con, con cui non riesco a dirlo. Con cui, con, con cui sono d'accordo. Sono vecchiare, ma tra poco le leggiamo. Non mi sto invecchiare, faccio 25 anni. L'abisso nel quale sta precipitando la nostra società, articolo di informazione cattolica. Andiamo a leggere di cosa parla, come quando nei sogni più brutti. Sembra eh, di cadere da un luogo alto verso il basso e con tutte le proprie forze si cerca di aggrapparsi ad un appiglio per l'arrentare la caduta, allo stesso modo come in una moviola mi sembra di vedere il, il baratro nel quale l'umanità sta cadendo, come intorpidita, ipnotizzata, senza rendersene conto. Ma, di appigli, ma gli appigli, come in un incubo cedo nella corsa irrefrenabile verso l'autodistruzione, appare ormai incontrollabile, senza freni. Non mi soffremerò per ora a disquisire del top degli argomenti attuali, ovvero della bontà o meno delle inoculazioni, ma terrò in serbo nel mio intimo ogni considerazione. Ciò che invece voglio rivelare è l'angoscia che sembra attanagliare e minare ogni rapporto umano. Nella famiglia, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nei negozi, nei condomini e intanto mentre ci si massacra con acerrimi scontri di opinioni inesorabilmente si vede affiorare in superficie tutto il male why, accumulato nell'animo umano in questi anni di scristianizzazione profonda. Eh? La notate anche voi, la sentite nell'aria la scristianizzazione profonda di questo paese, soprattutto dopo aver letto le clericalate della settimana. Aguilera ha ottenuto la scomunica facendo lo stronzo e io mi sbatto per ottenere una mail oh dalla A Seguimma Iza! Grazie mille per il battesimo anche a te! Numeretto della riffa. Attento lo stregone ti prende a pure. Quale paese? Allora, vediamo un po' vediamo un po' che cosa. Questa cristianizzazione profonda: numeretto della riffa Iza, ovviamente. Grazie mille. Ne davvero. No, davvero. Eh beh, adesso ci arriviamo a Lauro. Non vi preoccupate, fa parte del titolo della live. Si par, sì, parlo da cristiana, da persona che attraverso prove e sofferenze ha intrapreso un cammino non facile, anzi scomodo e impopolare agli occhi del mondo. Quello della testimonianza, della vita vissuta secondo gli insegnamenti cristiani e che spesso attira odio e antipatia. Non perché vuoi apparire più brava di un'altra persona, ma semplicemente perché rifugi ogni apparente logica umana. E così, infatti, avviene quando, pur con l'animo rappezzato da tanti graffi, pur con autentiche ferite cicatrizzate sulla tua pelle, continui a parlare di un Dio che ti ama, ti sostiene, ti protegge e ti consola. È probabile che le cicatrici te le abbia fatte proprio Dio. E senza alcuna ombra di vanità, io lo ammetto, mi sento graziata, graziata e salvata. Senza quelle ferite, senza quelle cicatrici, non mi sarebbe tanto stato tolto il fango dagli occhi, come al cieco di Gerico, e non avrei potuto vedere. Per questo qualunque cosa accada, la mia speranza e la mia fede rimane in colui che mi ha creata e mi ha amata da sempre, prima che io fossi, nonostante i miei errori, scoraggiamenti o delusioni, paure e angosci. Ed è un Dio unico mi concede il tempo per migliorare che scalfisce e detronizza le mie insicurezze terrene, che attraverso insuccessi e malattie, che mi sottrae tutto per darmi in cambio molto di più, serenità forza, pace interiore e certezza di una gioia senza fine in una, volta, una volta superati questi meri confini umani, perciò vedo con dolore il deteriorarsi degli affetti nelle famiglie, la scomparsa dei valori i valori ricordiamoli come l'intolleranza, l'omofobia la l la demolizione dell'innocenza dei bambini, ma quello è un valore cristiano, anche quello, soprattutto clericale. Il crescente della disistima reciproca nei rapporti, spesso inquinati da invidia e gelosia. Suor Lucia, di Fatima, aveva detto che l'attacco finale del maligno sarebbe stato alle famiglie: ed ecco infatti un mondo che pretende di cambiare i connotati alla famiglia, alle persone, ai bambini, alla vita e anche alla morte. Eccola qui. Il problema della scristianizzazione, della perdita dei valori, è uno dei valori del cristianesimo: è quello di eh, impedire ad altre persone come loro di avere dei diritti. Questo è un valore fondante. Un mondo nel quale, mentre ti si impone di salvare la tua vita con l'iniezione plurima di un siero sperimentale mortacci vostra, poi tranquillamente, ipocriticamente, ti si invita a farti da parte, a uscire di scena se malato, perché costi troppo alla società. Ma in che società vive questa? Allora comprendi che preferisce sopprimerti perché non servi più. Ah, questa è la polemica eh, sull'eutanasia che a quanto pare da come ne parlano sembra che non abbiano capito effettivamente cosa sia proprio. Eh, ti, allora comprendi che preferisce sopprimerti perché non servi più, perché diventi inutile se non puoi vivere una vita di qualità, oppure è come il veleno insito nel serpente con messaggi subliminali, ti si convince che puoi anche non fare venire alla luce un'altra vita, quella di tuo figlio qualora dovesse presentarsi problemi fisici o mentali. Sì, puoi farlo, è un diritto, che cazzo vuoi? Non è un obbligo, non è che lo devi fare tu, per forza, perché c'è un obbligo a farlo È un diritto di libera scelta E dovreste comprenderlo, visto che dite che Dio ha dato a tutti il libero arbitrio E a quanto pare siete voi che quello, quelli che vo vogliono toglierlo agli altri, il libero arbitrio Mortacci vostro un'altra volta Diciamolo francamente, questo è il mondo che ha preteso di cancellare Gesù Cristo da ogni scena, a cominciare dai crocifissi sulle pareti. Ma non mi sembra visto che ci sono eh, enti comunali che festeggiano quando mettono i crocifissi. Dai libri di scuola e dall'insegnamento delle famiglie. La scuola pubblica voi non c'entrate, la religione non c'entra un cazzo. Fatevela in chiesa, e purtroppo esiste ancora l'insegnamento alla religione cattolica nella scuola pubblica. Quindi, che cazzo sta... Di che cosa fate le vittime? Vittime di che cosa? Questa è la società che ci si è lasciata incantare dall'illusione di una vita vissuta senza sofferenza nella quale possiamo decidere noi stessi quando fare iniziare una nuova vita o quando morire. O peggio, fare morire. È un'illusione. Quindi, quindi sta dicendo che il libero arbitrio non deve esistere. Sono, sono più confusi, come si dice, di un camaleonte in una scatola di Smartis. Non... Non si capisce di, di che cosa stanno facendo le vittime, che cosa vogliono. Decantano il libero arbitrio e poi si lamentano che esiste il libero arbitrio. Questo è anche ciò che fa avvenire, anche ciò che avviene fra tante persone sedotte dal novello Dio Siero, laddove serpeggiano si sospetti delazioni e spionaggio sino ad arrivare... Urto scusate, fino ad arrivare all'accusa dei propri simili, se magari spinti da motivi personali o di salute, esercitando quella libertà donata da. Ah, mo va bene la libertà! Mo va... per, per non far il vaccino, la libertà va bene. Però per le altre cose no, esercitando, ma guarda che, che faccia da culo. Esercitando quella libertà donata loro da Dio, sancita dalla Costituzione e da svariate leggi, costoro non intendono omologarsi alle scelte altrui. Ed è allora che si attua il terribile proverbio: Homo homini lupus. L'uomo è il lupo per l'uomo. Ma perché il giovedì dobbiamo sempre incazzarci male con le clerical News? Perché sono le clerical news, è un po' quello che fanno. La libertà l'anonimo a cazzi, sì, esatto. Poi la mettono in mezzo quando, cioè, quando la libertà può ledere, in questi casi, la libertà degli altri. Negli altri casi, no. Nel loro caso, in cui vogliono essere liberi, effettivamente quella è una libertà che può ledere il prossimo. Eppure basterebbe rileggere la Sacra, della Sacra Bibbia, la stiamo leggendo e siamo aberrati da, da questa lettura, tre libri profetici, il libro di Daniele capitolo 3, laddove tre giovani giudei, eh, Anania, Misaele e Azaria, non vogliono adorare la statua d'oro fatta costruire dal re Nabucodonosor e furono gettati nella fornace ardente. Sì, ma anche gli israeliti, quando bene erano gli stati degli altri, vengono buttati nella fornace ardente. Si scoprirebbe allora come essi passeggiavano in mezzo alle fiamme, lodavano Dio e benedicevano il Signore. E l'angelo del Signore, che era sceso con Nazaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco e rese l'interno della fornace come un luogo dove soffiasse un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diedero loro alcuna molestia». Basterebbe il rispetto umano laddove non può supplire. Tra l'altro, questo pezzo che ho appena letto, che cosa sta a significare? Non mi sembra che il vostro Dio vi salvi da qualcosa. Basterebbe il rispetto umano laddove non si può supplire la fede e si eviterebbero quelle tragedie nelle quali tutti dovremmo sentirci in qualche modo responsabili. Allora, cominciate voi con il rispetto umano, cominciate a rispettare le coppie omosessuali, cominciate a rispettare la libertà d'aborto, la libertà di scelta della vita, cominciate a rispettare il prossimo. Poi vedrete che la gente non vi rompe il cazzo. Forse esagero? Allora ditemi se riuscite solo ad immaginare quale grande disperazione può celarsi nell'animo di un giovane docente che decide di darsi fuoco. Qual è il motivo? Non è ancora esplicito, ma sicuramente ci sarà molto da riflettere sugli effetti devastanti che una società impediosa sta producendo nelle menti di tante persone, soprattutto di quelle che si vedono di colpo privare dal sacrosanto lavoro conquistato a prezzo di sacrifici enormi. Come cazzo vogliono parlare di rispetto umano, è vero? Io ve l'ho detto che ad una mia amica in Venezuela le hanno fatto il vaccino del Vagliolo a scuola senza avviso o informazione. Ma in realtà tutti i nostri genitori hanno il segno sul braccio del vaccino del Vagliolo. Strumenta la vita, quella poveraccia che si è dato fuoco. Padre. In realtà non, non, non la conosco questa notizia. Quindi perché non l'ho commentata? Allora passiamo ad altro. Un'altra notizia generica. Per, eh, prima di arrivare al, uh, al performer artistico usannato da Sanremo. E abbiamo... Che lingua parlano gli angeli? Com'è la loro voce? C'è gente che si interroga su queste questioni, ma eh, il, uh, il peggio non è che ci si interroga, il peggio è che si dà anche delle risposte. Esisterebbe un linguaggio proprio degli angeli che non può, di conseguenza che essere superiore al nostro. Gli angeli dialogano con Dio, con l'umanità e tra di loro. E non è l'abbaglio Inochiano, esatto, le tavolette innochiane di Supernati. Eh, oh ma avete sentito del dottor Predella arrestato perché dava la cura di spaghetti ai funghi per curare. Che cosa? ma come la cura di... e uno è morto, ci sono le registrazioni telefonate in cui suggeriva i funghi come terapia e uno è morto eh esatto, anche noi abbiamo fatto una brutta fine dove mettono la lingua gli angeli? quella è la vera domanda Castiella aiutami tu io ho sentito la voce di Gabriele svariate volte in live beh effettivamente non è che abbiamo questa gran voce eh. quello che è morto era allergico ai funghi ci mancherebbe L'uomo, per comunicare, utilizza la parola, la scrittura, il gesto e i disegni. L'angelo, non avendo corpo e così non sembrerebbe leggendo la Bibbia, non ha voce ed anche quella che egli assume nelle apparizioni non è la sua. Egli non può in più né scrivere né comunicare con qualsiasi gestualità, almeno secondo la sua natura angelica. E nonostante ciò, San Paolo dichiara. Quando, è, quando anche io parlerei le lingue degli angeli e degli uomini, se io non ho la carità io non sarei che un timpano sonoro, un cembalo risonante. Eh, Angelo in play in Ah ecco, per farvi capire il livello del mio rimbambimento, per tutto il tempo che il padre leggeva continuava a chiedermi "Ma come fa tutta questa roba a collegarsi con Achille Lauro?". <ride> Già hanno perso tempo a discutere sul sesso, adesso discutono sulla lingua, mi sa che qualcuno non abbia niente da fare. E come cazzo comunica il mistero della feta, della feta? Esisterebbe dunque un linguaggio proprio degli angeli che non può di conseguenza che essere superiore al nostro. Gli angeli diano con Dio, che questo l'abbiamo letto nel trafiletto iniziale, eh, e con l'umanità e tra di loro. Di ordine spirituale, la loro conversazione con Dio non smette mai. Benché Dio non abbia bisogno di questo dialogo per conoscere tutte le sue creature. Canti di azione di grazie. Mi danno pure fastidio, <ride> Sì. San Gregorio Magno pensa che la voce degli angeli si esprima con i loro canti di azione di grazia, la loro tenera e ardente aspirazione nel conoscere ancora di più la sua luce ed il suo splendore, e che essi trovano un motivo supplementare nell'intrattenersi con Lui quando rendono conto delle loro missioni presso gli uomini e gli trasmettono le loro preghiere. La conversazione che gli angeli tengono tra di loro sono similmente di ordine puramente intellettuale. Perché il parlare consiste unicamente nel manifestargli all'interlocutore l'idea che si ha. Oh. Quindi trasmettono il pensiero, non è che parlano. Eh? Per San Tommaso si tratta di un procedimento paragonabile alla trasmissione del pensiero: basta un atto di volontà, indipendentemente dalla distanza tra di loro, affinché due angeli diari. Sono come due. <ride> due bosoni. Cazzo, come due. come si chiamano che comunicano a distanza. Eh, il pensiero dell'uno diventa leggibile e limpido per l'altro e permane nascosto a tutti quelli il cui messaggio non è destinato. Ah, vedi? È anche una comunicazione diretta. Tipo i che hanno le eh, come, come i gemelli che hanno, sì, i gemelli del destino. Ficcio continua a bloccarsi, è un complotto. È un complotto. Insomma, ognuno ha la sua versione sulla psicomagia. Come avviene la comunicazione? Ma pensa quante cose sanno, eh questo dialogo avviene dall'alto in basso e dal basso in alto della gerarchia angelica gli angeli dei cori superiori che istruiscono quelli dei cori inferiori, dei mestieri divini che non sono, loro, sono loro direttamente occidentali, di intelligibili e incaricandoli di seguire la volontà di Dio e gli angeli dell'ultimo ordine che vengono a rendere conto, vedo c'è tutta una gerarchia di angeli nel linguaggio filosofico medievale, San Tommaso d'Aquino scrive gli angeli agiscono in noi con scosse imprezze dagli spiriti vitali. La voce dell'uomo è quella dell'angelo. Per la sua doppia, straziante natura spirituale e carnale, l'uomo possiede abbastanza spirito per non essere totalmente sordo o cieco alla realtà del mondo invisibile. E troppo materiale per muoversi a suo agio in una dimensione che non è ancora fatta per lui. Così la voce degli angeli, che è quella di Dio, gli perviene senza che egli sappia sempre identificarla. Eh, vedete come funziona. All'orecchio. Un commentatore, il Cardinale Giornet, scrive più spesso che non lo pensiamo. Questa grazie del follo. Vale tralla. Vale tralla, che bel nome. Pensiamo, questa, Sib. CB... Si, butanea ispirazione, cioè eh, soffiata all'orecchio dal nostro angelo custode. Vedi, molto spesso vi parlano, gli angeli, ma voi non ve ne rendete conto? Questo primo modo di comunicazione è qualificato come ordinario. Esso opera con una suggestione, così discreta a livello della vostra coscienza, che noi non la differenziamo dalle nostre riflessioni e la adottiamo come proveniente da noi stessi. Vedi, quando strano ti viene in mente una cosa, quando rifletti, c'è cioè, un'intuizione, in realtà non è la tua, tu non vali un cazzo, è l'angelo che te la suggerisce all'orecchio, ma voi non potete capirlo e pensate che sia vostra, questo è, oh che mega super cazzo, cavolo è tutto ben documentato, deve essere vero, ma dove cazzo le hanno det dette queste cose, questo è al sito di Aleteia ragazzi, Sempre in culo al libero arbitrio, ah, quando ti inventi una cazzata è l'angelo custode, esatto. Fanno il passaggio da Dio ai vari angeli come il telefono dei bambini, Dio, cioè l'ultimo angelo, riferisce morire, esatto. Secondo me il mio angelo custode è finto spiantato, alcolizzato sotto un ponte, è finito spiantato, alcolizzato sotto un Oh cavolo, pensavo di pensare, invece mi trasmettevano, non solo, sono solo un alto parlante. illuminativo l'altro è qualificato come illuminativo l'ispirazione e l'illuminazione si fanno con grande forza esse sono inconfondibili con il processo di pensiero naturale come se esse portassero nettamente la firma dello spirito beato che le ha suscitate questa nota è inconfondibile è il sigillo dell'autenticità del dialogo più probante ancora quando appare come la risposta netta ad una richiesta espressa nella preghiera e quando si unisce ad una lunga esperienza dell'orazione e della contemplazione una credenza ereditata dall'ebraismo dice che gli angeli custode dei popoli sono i creatori delle lingue nazionali. Già, quindi non sanno parlare, però a quanto pare hanno inventato le lingue delle nazioni. Che carini. Allora il mio angelo si droga. Ok, ok. Allora passiamo a... Allora, che cosa è successo? Andiamo con una notizia che intanto uh, ci... Oh, passiamo di nuovo a informazione cattolica. Che cosa è successo? Achille Lauro, vediamo se qui c'è una foto. No. Allora aspetta, prendiamone una con una foto. Eccolo. Achille Lauro durante un'esibizione si è battezzato in diretta, si è tipo inginocchiato con una, una ciotolina, si è, si è fatto il Si è battezzato... Eh... Con una conchiglia Insomma, Questo gesto teatrale Durante la sua canzone Si è versato dell'acqua addosso E abbiamo delle, delle notizie contrastanti Perché da una parte abbiamo informazioni cattoliche Che dice Sanremo Vescovo suo Laura Ha deriso e profanato I segni sacri del cattolicesimo Una triste apertura del festival Alle canzoni cagliana Antonio grazie del follo della canzone italiana 2022, penosa esibizione di Achille Lauro. Allora, deriso, sbeffeggiato, eh, blasfemia. Ma, do, cioè, ma sapete che cos'è la blasfemia? Cioè, la, la, deridere, sbeffeggiato, sapete il significato? Della... Non ha fatto niente di tutto questo. Che mi sono perso un sacco di roba, Ivan, un sacco di roba. Una triste apertura al Festival Nazione di ha purtroppo confermato la brutta piega che ormai da tempo ha preso questo evento canoro e in generale il mondo dello spettacolo, servizio pubblico compreso, la penosa esibizione del primo cantante, ancora una volta deriso e profarato i segni sacri della fede cattolica, evocando il gesto del battesimo in un con in contesto insulso e dissacrante. Il brano, presentato già nel titolo Domenica, nel contesto di un coro gospel, alludeva al giorno del Signore, celebrato dai cristiani come giorno della fede e della resurrezione collocandole in un ambiente di parole, di atteggiamento e di gesti non solo offensivi per la religione ma proprio ancora per la dignità dell'uomo non stupisce per l'altro che la drammatica provertà artistica ricorra costantemente ai mezzi di fortuna per far parlare del personaggio e della manifestazione del suo complesso perché come sapete il, il cristianesimo ha il, 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 il primato su certi simboli e certi gesti il monopolio, non possono essere replicati, altrimenti è blasfemia. Indeciso se intervenire o meno, dapprima eh, ho pensato che fosse conveniente non dare ulteriore evidenza a tanto indecoroso scempio, ma poi ho ritenuto che sia più necessario dare voce a tante persone credenti, umili e buone, offese nei loro valori più cari, per poter protestare contro attacchi continui e ignobili alla fede. Ho ritenuto doveroso denunciare ancora una volta come il servizio pubblico non possa e non debba permettersi situazioni del genere, sperando ancora che a livello istituzionale qualcuno intervenga. Ho ritenuto a, a, a affermare con chiarezza che non ci si può dichiarare cattolici credenti e poi abballare ed organizzare simili esibizioni. Ho ritenuto infine che sia importante e urgente arginare la grave deriva educativa che minaccia soprattutto i più giovani, con ostentazione di modelli inadeguati. Adeguati, beh, io dio per modelli inadeguati ci avrei, che ne so, Santa Cecilia, Santa Lucia, Santa Margherita La Cogue, eh, Papa Voitila, Madre Teresa. Cioè, voglio modelli inadeguati per i giovani. Sono consapevole che la mia testazione troverà scarsa eco nel mondo mediatico, dominato dal pensiero unico gli altri hanno il pensiero unico, loro che devono pensarla tutti allo stesso modo perché lo dice Dio, invece sono liberi pensatori. Ma non sono ancora più certo che raggiungerà cuori puliti e coraggiosi, capaci di reagire nella quotidianità della vita eh, ad aggressioni così dilaganti e velenose. Ragazzi, si è inginocchiato e fatto così con l'acqua. Sono incazzati perché si è toccato il pacco, sì, anche hai ritenuto fatemi leggere un po' di commenti. Hai ritenuto semplicemente non fare? Ti cazzi tua? Sì, esatto. Io lo pago e decido che così cosa va bene. Se mettono l'incensore, dove dico io? Se uno non è consacrato, non è sacerdote. Il battesimo è nullo. Cazzo, voglio ancora i cristianelli della domenica. È chiaro che questa è blasfemia. Così si spera di bloccare gesti più estremi. Eh, però far regredire Thor da divinità supereroe Malver va bene, vero? Tutti quelli che hanno creduto e credono ancora alle divinità nordiche erano dei coglioni, ovviamente. Il Codacons ha chiesto il parere del Papa, esatto? Quindi, come ha scritto su G, visto che il re di un altro stato ci dice quello che si deve vedere in tv da noi, eh, il Parlamento esigo che il nostro presidente contatti la UAI e gli dica di ritirare la pizza con l'ananas. In ogni agricoltore ci sono ridi con l'acqua di purificazione. Vero. Eh, Velinose, e soprattutto sono convinto di dover compiere il mio dovere di pastore affinché il popolo cristiano, affidato anche alla mia cura, non patisca scandalo da un silenzio interpretato come indifferenza o ancora peggio, acquiescenza vero è, come dice il proverbio, che il raglio uh, d'asino non sale al cielo ma stiamo opportuno sollecitare le coscienze di una, serie, di, una serie, di una serie a riflessione i credenti al dovere della riparazione nella preghiera, nella buona testimonianza della vita e nella coraggiosa denuncia, va, vescovo di Ventimiglia a Sanremo ok, quindi preghiere di riparazione contro Achille Lauro Abbiamo anche. Ehm, Dov'era? C'era la notizia? Sì, effettivamente. Non ce l'ho. Il Codacons. Ehm, che misera non ho preso. Allora. Prendiamola da, da un sito che ci può interessare. Eh, vabbè, andiamo su Open. Eh, Sanremo, anche il Kodakon si attacca Achille Lauro. Denunciamo lui e la RAI. Ora intervenga Papa Francesco vuole Papa Francesco, il presidente Renzi, inviteremo il video, eh, eh, Renzi, scusate, eh, Invieremo il video della performance al pontefice perché esprima una firma condanna, mamma mia il Kodakons è proprio, il Kodakons è veramente, cioè la, la casalinga annoiata e bigotta, cioè ha ah, finito con i Ferragniz con se... Sì, esatto. Mi scuso per la parola brutta in maiuscola che mi fa arrabbiare questa ipocrisia. Non ho neanche visto che cosa hai scritto. Ai eh, ipocriti di merda, ok. Ah, ma è Kodak, il Kodakon. La... Sì, capito. ora vanno a chiamare il cugino grosso. La... Cioè, capito? Il Kodakon è veramente un cazzo da fare. Il Kodakon ha annunciato che presenterà un esposto in procura per blasfemia e vilipendio dalla religione. Dopo l'esibizione di Achille Lauro nella prima serata del Festival di Sanremo, il rispetto per gli altri dovrebbe essere il primo dovere del servizio pubblico. Ha, comica... ah, ha commentato la Cronos. il presidente del Kodakon, Carlo Rienzi. Sul finale del brano, domenica, l'artista inglese... Scenato un battesimo scatenando le polemiche. Credo che i tantissimi cattolici interpretati dal Vescovo di Ventimiglia, offesi da gesti inutili e speculativi, abbiano diritto, diritto di dare un segnale a chi conserto cento comportamenti eh, solo per squali di fini di audience e di vendita di spazi pubblicitari. Ha giunto Rienzi. Abbiamo deciso di sottoporre questo attacco ieri quanto accaduto ieri all'Arius all'attenzione della magistratura affinché verifichi se l'esibizione di Achille Lauro possa configurare. Un'offesa al sentimento cattolico e ai simboli della cristianità non solo, invieremo il video della performance a Papa Francesco perché esprima una ferma condanna nei confronti della RAI. Ha concluso il presidente del Conaco. Che cosa non fa il Codico per, per, per due Espiriti? No. E in realtà, a proposito, a proposito di questo. Il Festival della canzone cristiana di Sanremo esiste e lo fanno durante il Festival di Sanremo. Sanremo Christian Music Festival della canzone cristiana 2022 col patrocinio del comune di Sanremo. Uh, L'Inquisizione, proprio, però tutte le offese che fa la Chiesa non le vedono. E abbiamo il. Uh, il... Purtroppo non sono riuscito a trovare delle canzoni. Però voglio presentarvi al no, volo la vida, la vida degli artisti, serie. tipo. perché un po' alternativi no? rispetto al contesto, tipo questo. Sono Shock, sono di Rimini, ma vivo a Pescara e sono un gospel rapper. Il mio incontro con Dio è stato un cammino difficile, lungo, ma che ha cambiato radicalmente la mia vita. Sono felice di essere sul palco del Festival della canzone cristiana Sanremo 2022 con il mio nuovo singolo Nuova Razza. Quindi, Shock, qualità musicale made in Paradise, Dio vi benedica. Yo, Paradise. Mi ricordava un po' a te... Sì, è vero, ai tempi, ma io non facevo Made in Paradise. No, però mi avresti colpito di più. Se colpito. Padre, cerca la risposta degli esercizi... Dei... Eh, Esa, esatto, ce l'ho, ce l'ho quella Shad, eh, è in, in coda. Ti prego, me... Merida, entra... Sì, sì, ce l'ho. Inizio a chiudermi le palle... Sentire Gosper Rapper, Notorious, eh, morto di nuovo... Beh, ragazzi, io, io ve, le, ve le selezionerò, ve le selezionerò e probabilmente ve le farò sentire. Facciamo domenica. Preparatevi, domenica. Probabilmente sentiremo anche un po' di canzoni cristiane. Eh, e con vabbè. me, a sentirle, vicino a me, ci sarà. Valentina che non vedeva l'ora di ascoltare un po' di musica cristiana insieme a me no. e di commentarla e di ballarla anche perché ce la ballerai ovviamente. Mi vestirò per ballarla. Anche per no. Cubista religiosa. Cubista religiosa, durante il. Da Maria il Ok, perfetto. No, cioè, L'ha detto, l'avete no, sentito no, tutti? Avete no, sentito? Mi da Maria. Ha detto che si veste da Maria? No, no. A vale mettere un po' che bale di là eh, Sanremo Christian. Ehm, music Stavo dicendo sì. che c'è appunto in questo periodo 106, Sì, no? sì, durante la stessa il s... sabato è la finale, per cui la domenica ci sarà anche il podio i vincitori. Esatto, domenica sapremo chi ha vinto la, il Sanremo Christian Music. Wow, che hype! <ride> Attenzione, abbiamo sbloccato eh, i complimenti. I complimenti di Valerea. Ma per chi? Per il padre o per qualcuno? O per, per il festival della musica cristiana Io direi La verità è che ti seguiamo Solo per le comparsate di Valerea. <ride> eh, C'è solo una Maria su questo canale Dio di un po' Rob Non voglio essere eh. paragonata eh, da... anche, anche so, Soffro il paragone, eh. soffro il paragone. Eh. Non vinceresti Non vinceresti io, eh, yo, yo Mother in paradise <ride> Secondo quale programma, programmatica la pronuncia sarebbe come quella di shock. Secondo quale grammatica la pronuncia sarebbe come quella di shock? Segue la maratona con le canzoni della Chiesa, solo se vale, si veste da Maria. No, no, ovviamente non è che fa un'altra maratona con le canzoni della chiesa. Però ci sarà un momento, uno stacchetto. Dai, vediamo, vediamo. Dai, Ivan, a chi deve fare complimenti prima che andiamo avanti con le notizie. Nel frattempo, e io. impazzire e vestirmi. Eh, pot attenzione, potrebbe succedere, eh? Potrebbe succedere. Ma no, guardate, guardate la diretta. Potrebbe succedere domenica. Non ci credo nemmeno io che l'ha detto. Però ha detto: potrebbe, potrebbe vestirsi potrebbe. Dalla, dalla Madonna. Chi lo sa. Fate, provate ad abbonarmi, ma mi dà errore. Non sono pratico, ho scaricato Twitch solo per te. Grande Soccino! Grazie mille! Non, non, non so aiutarti, però. Nel senso. Comunque, grazie, grazie per l'intenzione. Eh, però, perché ti dà errore, non lo so, devi comunque associare qualche metodo di pagamento a Twitch. Se hai Prime, se hai Amazon Prime e lo associo a Twitch, puoi abbonarti gratuitamente. Se fai tutta la maratona con le canzoni della chiesa, no, fallisce, ma fallisco anch'io. Ma penso di me stesso: di me stesso no, fallisco. Ma una bella domanda fa, uomo, surreale. fare live vestiti da Madonna è bannabile? No, perché mi sono vestito da Dio e da Gesù già eh, per. Però già Dio e Gesù sono, sono meno riconoscibili della Madonna. ma eh perché? Ma no, ho detto che so Dio e dicevo che ero Gesù, perché è bannabile? Non c'è nessuna regola che se ti travesti da Dio Gesù ti bannano da Twitch Ivan puoi abbonarti col Prime tu perché hai la coroncina del Prime no, non era Ivan che lo diceva no, Ivan, la scrittora che non è abbonato, puoi farlo col Prime. Ah, ok, si è vero, hai il Prime quindi volendo puoi abbonarti con il Prime una cantante, al massimo. Si metteva i registri con le dette a punta, si. Vabbè, al, al massimo, sicuramente Twitch non ti bana. Al massimo ci denuncia il regà. Ma a sto punto, se fanno pure due risate, se ci denuncia il ah, in teoria. Ma sto scherzando. In teoria, la divinità sarebbe Dio. Gli altri. Ma la si può anche bestemmiare. Secondo fatti, sì. secondo la sentenza del Tar. Ma comunque, io devo farti complimenti a te. Ah, vai, vai. Buonasera, Peppe. Allora, eeeh. Eh, Ascoltiamo. È quasi il tuo compleanno. Beh, devo dire... Devo dire che... Ti porti proprio bene... Oh... 47... Non so 47! <ride> per la magonna... Per essere uno che sta... Che va sulla cinquantina... Non sto andando sulla cinquantina! Ancora ne devo fare 40! A ma proposito di... Un... Qualcuno può spiegarmi brevemente... Le peripezie legali dei wannabe Buddha? Eh ma se... Affittiamo domani... A, fat... a ditte peripezie perip 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 legali dei wannabe Buddha... Troppe ce ne stanno... Non sono riuscito a dire né per i pezzi né buona Buddha. Ho detto peripezie, e buona butta. <ride> grande Ivan! Grande Ivan, grazie per il battesimo numeretto della riffa. Anche a te. E come al solito, il mio dio personale deve andare a pisciare. dopo Bob. Intendevo quella a cui si riferiscono nell'ultimo video. Quella dell'ultimo video non me la ricordo. Ma uh, glielo possiamo chiedere: glielo possiamo chiedere perché li ho invitati per domenica anche a loro. Ora, Luca mi deve far sapere l'orario. E... Ci avremo anche Wannabe Buddha con noi domenica nella maratona. Domenica vestito da Satana. Lui, non io. Come al solito. Il mio... Ah, una minchia divina. Come Achille Lauro scomunicato, ci arriviamo, ci arriviamo. Eccolo qui direttamente da famiglia cristiana. Sanremo gli esorcisti contro Achille Lauro. Occorre una preghiera di riparazione. In realtà non è stato scomunicato, è stato denunciato dal Cosa Codacons. Che adesso abbiamo letto prima. Adesso manderà il video direttamente a Papa Francesco per chiedergli un parere, ed è tutto vero. Ferire il sentimento religioso di una persona prima ancora di qualsiasi altra cosa lede una delle dimensioni fondamentali della dignità della persona umana. Ma che cosa cazzo stanno dicendo? È come. È come, porca puttana, è come dire Harry Potter mi fa cagare. Harry Potter è un personaggio di merda e gli amanti di Harry Potter si offendono. Questo è lo stesso tipo di tutela che si dà al, al sentimento religioso: è la stessa cosa. Solo che loro sono tutelati. A se piace Harry Potter, t'attacchi al cazzo. Ma è uguale, è uguale. È lei della dignità di un non credente, eh, ma lo fanno una preghiera per far smettere di piangere Gesù. Basta che non toccate eh, Python. Si, sì. eh, mi sa che Conti ti ha scritto qualcosa su Telegram. Conchi mi ha scritto qualcosa su Telegram. Mi sa perché ha scritto Telegram. Ok, vediamo un po'. Si, sì. eh. Christian Music. Eh. Mi ha mandato una. Ma da, de, che canale è questo? Confusa Redenzione. Beh, questo. Beh, questo domenica. Questo domenica. <ride> Domenica, decidendo le Lauro, domenica non posso vedere la maratona perché il giorno dopo un esame, no, ah no, joke. No. Ma comunque dalle 13 alle 18 è estendibile fino alle 22, eh, quindi no, com certo fallo. Com comunque abbiamo un, un orario abbastanza esteso. No, è come se io andassi in TV a urlare Wingardium Leviosa e eh, la Warner Bros. mi cagasse il cazzo per preparazione dei loro film. Faccio una lunga preghiera di riparazione. Mannaggia questo, mannaggia quello. Porco di qua, porco di là. Allora, eh, dimensione fondamentale, dicevamo, ferire il sentimento religioso, sta cazzata, ferire il sentimento religioso di una persona prima ancora di qualsiasi altra cosa, lede una delle dimensioni fondamentali della dignità della persona umana. Scrive in una nota a padre Paolo Carlin: Invitiamo a innalzare a Dio con la massima libertà l'omaggio della nostra adorazione, possibilmente negli stessi spazi di un tempo in cui altri lo offendono e tanti nostri fratelli e sorelle si ubriacano di vuoto e trivialità. Mamma mia! Lo spettacolo canoro di Sanremo, in continuità con quello dell'anno scorso, ha nuovamente fatto oggetto di sbeffeggiamento e di dissacrazione, eh, di dissacrazione immagini eh, contenuti e simboli della nostra fede cristiana. Tale gesto non solo dissacra quei segni, ma ancor più viola la coscienza di quelle persone che i segni esprimono la loro fede cristiana. E il sentimento religioso di una persona prima ancora di qualsiasi altra cosa, vabbè, lei è una delle inizioni montane. Vabbè. Così in una nota diffusa sul proprio blog a firma del coordinatore nazionale padre Paolo Carlini dell'associazione italiana esorcisti: porca puttana! L'associazione italiana esorcisti. Ma c'è, cioè, ma ti puoi, fare ti puoi far fare polemica dall'associazione italiana? che cazzo ne so sciamanin sh dei totem animali de, dei cartomanti la situazione italiana de, dei maghi di decimo livello cioè la stessa roba posso pure starci ma allora la regola vale, deve valere pure per tutte le altre regioni non possono avere l'esclusiva esatto la mia preghiera riparata era per Culaiova. è una cazzata ancora più grande di quella del contattista di ieri eh, quelle di ieri erano grandi cazzate a uh, meno Max mi minacciano di morte ogni settimana, però farò, fa niente. Ma se scrivo una bestemmia sui social, guai, ti arrestano. No, beh, ti arrestano. In fortuna non siamo a questo livello in Italia. Eh, dove eravamo arrivati? La dei esorcisti critica l'esibizione di Achille Lauro durante la prima serata del festival. Gli esorcisti condividono la dura presa di posizione dell'arcivescovo di, dell di Sanremo, Monsignor Antonio Suatta, Suetta, che abbiamo letto prima. E citano il tweet di Papa Francesco: Con il battesimo apparteniamo a Cristo, siamo fondati in una comunione intramontabile con Dio e tra di noi. È il battesimo, la sorgente di ogni forma di consacrazione. Anche la forza. Per separarci dalla mondarità. e dopo queste parole di Papa Francesco, io sono ancora più contento di essermi sbattezzato diversi anni fa. E quello del Cardinale Ravasi: il battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, beste di immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo e tutto ciò che vi è di più prezioso. Il richiamo fatto ai credenti dal Vescovo di Sanremo circa il dovere della riparazione nella preghiera, nella buona testimonianza della vita e nella coraggiosa denuncia non può trovarci indifferente, scrive Carlin. Riguardo al primo di questi doveri incitati, che è quello della riparazione e della preghiera, noi invitiamo a innalzare a Dio con la massima libertà l'omaggio della nostra adorazione, del nostro rispetto, del nostro pentimento, della nostra tenerezza, tenerezza, del nostro amore, e della nostra riparazione, possibilmente negli stessi paus, pao ah, okay, che l'avevo letto. Basta. Eh, poi abbiamo Achille Lauro, blasfemo, battesimo blasfemo difeso anche dai Papa Boys e da Amadeus. Ma attenzione, qui abbiamo una comparazione tra eh, Achille Lauro e la bassista dei Maneskin con un bikini che dice padre, figlio e spirito oh, santo. È stato... Questa è una provocazione. Questa è una provocazione, no Achille Lauro che si fa l'acqua sulla testa, perché Achille Achille Lauro, cioè ragazzi è osannato come artista, Ma che cazzo fa? Ma non fa niente. Ma che provocazioni sono? Sono provocazioni di un bambino di 5 anni. Non è nemmeno una provocazione. Non è quello il livello, ragazzi. La provocazione non sanno che cosa vuol dire. Però. Ecco, Vic col costume, con scritto padre, figlio e spirito santo su sette, e spirito santo sulla figa. Quella è una provocazione bella. Achille Lauro è più evangelizzatore di tanti preti di oggi, mentre i veri blasfemi sono i maneschini. Vittoria ha fatto una messa satanica internazionale, questo è, più bello da è anche più bella da vedere, sono d'accordo, tanto casino per uno Shams, Sanremo il vescovo, venosa esibizione di Achille Lauro con l'autobattesimo, il vescovo di Sanremo, ok, questa l'avevamo letta, Qualcosa che secondo il presule, conferma la brutta piega presa da questo evento Canoro dal mondo dello spettacolo negli ultimi tempi. Si è trattato di una perosa esibizione che ha deriso e profanato, ok, questo esempio di drammatica povertà artistica che ricorre costantemente a mezzi di fortuna per parlare del personaggio. Però abbiamo i Papa Boys che difendono Achille Lauro. La messa satanica internazionale mi ha messo tanto hype nel leggere e poi ho scoperto che era solo per la fotografia. Ma da quando? Versarsi l'acqua in testa è, è protetto da copyright? Quindi, ragazzi, quando vi fate la doccia. I Papa Boys difendono Achille Lauro, sul quale si sono abbattute polemiche, dopo che ieri sera ha, ha inscenato un battesimo nella sua esibizione Sarremese. Achille Lauro non si tocca, il satanismo è altro, esordisce a Andra Andracronos Andra 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 Daniele Venturine, leader dei Papa Boys. Lauro è più evangelizzatore dei predi di oggi, aggiunge, è l'unico che parla con un pubblico giovanissimo, tantissimi 15 anni di periferia, da ieri sera sanno che esiste una cosa che si chiama battesimo, perché secondo loro non lo sapevano. Intanti non sapevano che cosa fosse fino a ieri. Ma chi non lo sapeva? Ma che cazzo dicono? O perché non vanno al catechismo? O perché non hanno mai avuto il primo annuncio? Chi le laurea è più evangelizzatore dei nostri preti di oggi? Dice Venturi che il vero satanismo di Sanremo arriva da altri. Il riferimento è ad una foto della musicista dei Maneskin, Vittoria, postata alcuni giorni fa con la scritta inglese Padre, Figlio e Spirito Santo nelle parti intime. E la cosa peggiore, osserva Venturi, Venturi ovviamente Venturi eh, quando c'è un uomo nudo tatuato, davvero Papa Boys, che si versa del liquido addosso, va bene, ma se c'è una donna in bikini, mezza nuda, eh, davvero Papa Boys, si triggera. Eh, posta alcuni giorni fa con la scritta inglese padre figlio e la cosa peggiore, osserva Venturi, è che ha un milione di like. Questo è satanismo puro, ragazzi, il satanismo puro. Eccolo qua, satanismo puro di vittoria dei maneskin. Eh, dove siamo? Questo è satanismo puro con questa foto. La De Angelis è come se avesse fatto una messa satanica internazionale. Il leader dei Papa Boys, tornando alle critiche su Achille Caro, eh, anche al testo della canzone Domenica, osserva la canzone da oratorio. Non c'è nulla di blasfemo né di satanico, il demonio non può benedire né dire alleluia. Achille Lauro è un Renato Zero del terzo millennio, è un artista creativo, lasciatelo stare. Mo, io non lo so, Achille Lauro, Renato Zero del terzo millennio, artista creativo... Parte che non sa cantare. Allora, lasciamoci questo uh, Holy Spirit, così che si vede. Sanremo, il sacerdote dei migranti, eh, Achille Lauro, scandalizzatevi di altro. Ma è possibile che tutta la cattolicità vi viene fuori quando canta Achille Lauro? Scandalizzatevi, per altro e fatevela una risata di tanto. Lo dice un tweet. Don Carmelo Lamagra, ex parco di Lampedusa, attualmente sacerdote di Raga, ok e abbiamo altro Amadeus, autobattesimo che le non mi turba rispetto alle critiche del vescovo ma l'autobattesimo che le darò non mi ha turbato e lo dico da persona molto credente l'ho detto Amadeus rispondendo alle critiche del religioso sull'autobattesimo messo in scena ieri dal primo artista che ha eh, cantato il festival non possiamo pensare di essere staccati dall'attualità, ma credo non abbia mancato di rispetto a nessuno un artista deve potersi esprimere liberamente only pussy Ok, Vittoria, come screen server sul mio cellulare, ma i papà boss sono un'associazione. Grazie, grazie per lo spirito, santo padre. Buonasera, Frank! Allora, io, Sa Lauro, grande artista, trasformista, Renato Zero del terzo millennio. Io non, io non lo vedo tutto questo. Tutto questo, tutto questo. A parte che canta, sa cantare. Fa delle canzoni di de merda. Ma ma, ma che è? è trasformista artista, grande artista. C'è proprio livello basso. Livello basso. Live ma che cosa c'è da capire? Che canta di merda non è da capire. È obiettivo. T testi, lasciamo perdere a me non fa impazzire neanche ma neanche schifo non posso dire no su Sanremo ho smesso di vederlo mi fa ridere perché pochi mesi fa c'è stato il festival della blasfemia e qui si stracciano i vesti per la sciocchezza ah oh non me tocca il letto eh? bella Sbarbar fare possiamo rivedere la foto della attenzione messa nera messa nera internazionale perché la moglie sta a dormire di Spark eh? facciamogli rivedere la messa nera internazionale da Victoria. Eh, no, devo, in realtà devo rimpicciolire, eh, no. così possiamo vederla nel, 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 nel suo completo, la messa nera internazionale di Vittoria, e, e così Spark può, andare, Spark può andare a fare sogni, fa, sogni felici. E allora, eh, rispetto a questo, eh, guardate anche questa per ora... Facciamo vedere anche Achille, Achille. Facciamo vedere anche Achille, ovviamente. Stiamo anche al pubblico eh, che piace. Che ha avuto un grow up quest'anno, però. Eh? Ciao. No si è messo meglio nella almeno questo manco, vediamo più serenca, ma lo stavo cercando su Instagram. Non è lì. Sì, sembra, sì. sembra un cattivo di cascino. Sembra un cattivo di cascino. E allora io mi sono ritrovato d'accordo con l'osservatore romano, ragazzi. L'osservatore romano l'auro trasgressivo lo è di più. Ma già, mi sono d'accordo con la prima, non con la seconda. Eh, Città del Vaticano chiamati in causa da Fiorello Alla cui simpatia non si può resistere Eccoci qui dire la nostra come richiesto Su Achille Lauro Perché Sanremo è Sanremo, l'osservatore è l'osservatore Così il direttore Andrea Monda Volendo essere a tutti i costi trasgressivo Il cantante si è rifatto all'immaginario cattolico Niente di nuovo Non c'è stato nella storia un messaggio più trasgressivo di quello del Vangelo Da questo punto di vista difficilmente dimenticheremo La recita del Padre Nostro in ginocchio Di un grande artista rock come David Bowie Non ci sono più i trasgressori di una volta Effettivamente, ma di trasgressivo. Ma che ha fatto Achille Lauro? Ma che è trasgressivo quello che ha fatto? Ma che c'ha del blasfemo di trasgressivo? Fagli vedere la tua... eh, vabbè mo perché se no Twitch ce mi censura. vi eh, Faccio da addominali. Perché ho dei capezzoli femminili sugli addominali, per questo Twitch ce mi censurerebbe <ride> su ogni addominale ho un capezzolo femminile. Lei! E quindi Twitch ce mi censurerebbe. Ma ho degli addominali eh, scolpitissimi sì, Tipo una Mucca, c'ho eh, cioè le mammelle cioè da Mucca, mamma mia. Mi se lavarsi con l'acqua è tragressivo, tutti i giri con i funghi sulle sotto le ascelle. Sì, sulla pelle, che schifo è, padre! <ride> Ma perché siamo un popolo di cattobigotti e di puritani? È il primo accenno di cose cattoliche fuori contesto. Si grida al mago Merlino, grazie al follo e benvenuto in parrocchia, al... siamo un popolo di, ca... di ca... cattobigotti e di puritani e il primo accenno di cose cattoliche fuori contesto si grida oh scandalo, blasfemia, oh trasgressivo, artista trasgressivo, ma che è? Ma che, che, che trasgressivo te? Ma che è trasgressione la questa? Adesso è eh, scomunicato. È eh, perché gli esorcisti si sono, stanno facendo una preghiera di riparazione contro il gesto di Achille Lauro. E il Codacon se l'ha denunciato. Adesso manderà il video dell'esibizione Achille Lauro al Papa per chiedergli il parere. Il parere. Eh, io non credo a Dio cane, nemmeno noi, eh, Mago Merlino. Allora, se sei qui per caso, questo è un canale di satira religiosa, non è un canale di catto bigotti. A fianco c'è scritto, è sempre il momento di amare se stessi. Prendo in parola, <ride> Padre, perdonami perché ho peccato. Ho appena divorato 500 grammi di carbonara purissima, grande. E se dovessi servire, sappiate che vi ho voluto bene. Allora, andiamo ad altro. A quello, a quindi dicevamo. E poi c'è una riflessione interessante da fare, ma il Papa non ha un cazzo da fare. Martu, grazie del follo, benvenuto in parrocchia! Peggio degli islamici, eh, lo dico da Exmus. Vabbè, ovviamente, peggio degli islamici. Non siamo a quel livello lì, non sia. Per fortuna eh, abbiamo subito il processo di secolarizzazione che manca nei paesi teocratici islamici. La cosa più bella che ha fatto Achille Lauro è Gesù nella pietà di Michelangelo. Che è sta roba lasciatemi stare troisi mannaggia Allora ma è una riflessione in realtà con cui possiamo essere d'accordo eh? Perché Achille, Lauro, Blasfemo e Troisi no? Dipende il look può essere parte integrante del messaggio che un artista vuole mandare secondo me Non è quest'anno la prima volta che in merito al festival di Sanremo si solleva l'accusa di blasfemia Accanto a tutte le considerazioni psicosociali se ne possono porre altre di natura più schiettamente spirituale ed ecclesiale il festival di Saremo ormai alle nostre spalle da una settimana, il luccichio delle pagliette è finito, sotto. questa è, penso sia dell'altro anno a questo punto, è finito sotto la cena di un paio di ricordi, alcune delle canzoni in gara sono scivolate dal direttissimo al dimenticato, ok, non c'è una scemale le polemiche, altro ingrediente fondamentale che rimescano ora, tra i regali quest'anno hanno giganteggiato quelle connesse alla performance di Achille Lauro, qui ha dato manforti una serata anche il conduttore Fiorello. Cose già viste in parte, ma quest'anno si sono scomodate anche gli esorcisti cattolici. Come l'altro anno. Esatto, come quest'anno, anche l'altro anno. Gli esorcisti. Io non credo dire al, al porco del, del cane, del dio cane. Detto solo del porco del cane. Non, non è neanche una bestegna, Marto. Se sei qui per la prima volta e volevi fare il simpaticotto. Questo è un canale di satira religiosa. Siamo atei, quindi vai tranquillo. Si può consacrare. Si può bestemmiare il cane del canale. Esatto, non si può bestemmiare il cane perché il cane è Momogo, il nostro cane del canale è morto 30 anni fa. Che ah, ok, sì, però aspettate, ascoltiamo il ragionamento. Eh, mentre non va bene questo, ok, una riflessione suggestiva, forse se l'hai dedicato a anche da queste segreti. Cos'è blasfemo? Allora, dove eravamo rimasti? Perché c'era un punto che volevo leggere legge. Uh, ok, che cosa è blasfemo? Qualche sera fa, Italia's Got Talent, un comico ha fatto una parodia del primo miracolo di Gesù, dove sostiene che, organizzare un, open, che organizzare un open bar nelle nozze di Cana non è un grande miracolo. Allora viene promosso come avrebbe dovuto essere il primo miracolo e Gesù viene rappresentato come capo di una banda di ragazzi attaccabighe. È blasfemo? Perché il comico sulla sua pagina Facebook ha poi chiesto ai preti la gentilezza di non contattarlo in massa per invitarlo a parlare ai loro giovani? Per anni la televisione pubblica ci ha mostrato San Pietro che offre ca caffè. È blasfemo? Non ha. Non ho mai sentito nessuno parlare di blasfemia. E Trovisi che fa la parodia dell'annunciazione è blasfemo. Io ho visto la celebre scenetta in seminario dove Trovisi è vestito da donna e fa una parodia della Vergine Maria, perché quello non è blasfemo? E tutti i meme girati l'anno scorso con Gesù, che non poteva uscire dal sepolcro perché c'era conte fuori, oppure quelli girati a Natale con la polizia a fare multe nel presepio, sono blasfemi? L'icabuè che canta rivolto al Dio, ma tu sei lì per non rispondere indosso indossi il tuo gran ben gilet, È più o, meno bla, eh, più o meno blasfemo di Dio, benedica chi gode. Un crocifisso rappresentato con la faccia di un tifoso con problemi con la giustizia... Vabbè, aspetta, fermiamoci prima a questo, a questo trafiletto. Eh, perché effettivamente è blasfemo, a quanto pare è blasfemo solo ciò che non, che, che non, non è in sintonia con le loro corde, indipendentemente da quello che, che fanno. È blasfemo se sei della, della parrocchia opposta. È blasfemo se quello che hai fatto non mi è piaciuto. Se quello che hai fatto mi è piaciuto e mi ha fatto ridere, indipendentemente se sia effettivamente blasfemo o meno. Non c'è polemica. Ok, credo che qui ci sia un problema che si chiama internet. Oggi ci, si indigna con molta facilità più che in passato. Verissimo: un crocifisso rappresentato con la faccia di un tifoso con problemi con la giustizia presente in una chiesa molto bella della mia diciosi, è più. È più blasfemo di un cantante con una corona di spine e la Madonna, rappresentata come una delle più celebri prostitute del tempo, Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, è più o meno blasfemo di un uomo vestito come la Madonna. Fotografie di bambini crocifissi, celebre prima di qualche anno fa, per denunciare le violenze sui bambini, sono più o meno blasfeme della citazione della Madonna di Civita Vecchia, evocata per denunciare le violenze dovute alla discriminazione? Non ho una risposta. Le immagini del Festival di Sanremo mi hanno urtato, ma prima di urlare allo scandalo vorrei prendermi la libertà di fare qualche pensiero, perché l'urlo facile mi sa molto di gioco di potere. Se sei dei nostri ci fai un po' la corte, se riusciamo in qualche modo a battezzarti il confine tra blasfemia e ortoprassi è molto ampio. Se usi un simbolo come un altro, uh, ma poi non la pensi in tutto come me, sei un bestemmiatore. E non è che la cosa che più ci ha infastiditi è che non ci hanno chiesto il permesso? L'uso dell'accusa di bestemmia come gioco di potere è abbastanza usurato come meccanismo. E rivendicare potere mediante i simboli religiosi, beh, questo è oggettivamente blasfemo. Forse conviene soffermarci un attimo e capire cosa ci ha urtato, cosa ci urta, quali spazi sentiamo eh, che dobbiamo difendere e quali no. Preferisco studiare prima di urlare. Abbiamo bisogno di studiare, non di valutare a naso, di non usare parole come simbolo, arte o intuito, altrimenti... Secondo me, dietro c'è molto orgoglio e molto bisogno di presidiare confini. Spero che chi ha, chi ha gridato subito allo scandalo possa offrirci presto una bella riflessione sul simbolo. Io ne sento il bisogno. Alcuni preti e vescovi avessero poi detto così chiaramente non in mio nome a fronte di questioni oggettivamente serie che avvenivano sotto la loro guida sarebbe stato molto più credibile alla loro coraggiosa denuncia siamo sempre coraggiosissimi quando non abbiamo nulla da perdere, ma tant'è e io vorrei fare un, un, questo, questo raffiletto chi l'ha fatto? Uh, è una riflessione su questo tenore quella offerta nei giorni scorsi da un sacerdote che sta su facebook con lo pseudomino scherzi da prete ah scherzi da prete lo conoscevamo se non sbaglio è quello che abbiamo visto i video youtube ci siamo stati anche in contatto. e questa ragazzi è una bellissima riflessione soprattutto perché io mi ricordo l'altro anno hanno fatto non in mio nome proprio per denunciare questa esibizione del festival di Sanremo e l'ultima riflessione dicendo appunto se alcuni preti avessero fatto non in mio nome soprattutto quando uscivano scandali di pedofilia con i preti eh, forse sarebbe forse lì sì che avrebbero fatto una denuncia coraggiosa quindi mi sento di essere molto molto d'accordo con infatti non capivo cosa ci avere fa... una riflessione lucida su Aleteglia <ride> Sì esatto ma infatti non è la loro è di scherzi da prete ragazzi scherzi da preti ve lo ricordate ha avuto contatti anche con uh... insultato pesantemente ha da... avuto contatti anche con a Tube, con me ci siamo risposti in alcuni commenti questa riflessione dimostra un, un certo tipo di raziocinio eh, ci siamo iscritti molto io scherzo molto disponibile sì sì infatti, infatti. allora c'è letto un articolo molto interessante ha ragione il tizio no? questo è il sacerdote di scherzi da prete e ragazzi questo è quanto vediamo se mi sono perso qualche altra qualche notizia che non vi ho passato uh... ok qui abbiamo questa non ve la leggo però c'è un calciatore vi ricordate gli articoli sui tatuaggi che abbiamo, abbiamo letto l'altra no, volta qui c'è un, un, un calciatore che sulla schiena ha il, ha il volto intero di Gesù tatuato ovviamente questo è un articolo di elogio al <ride> tatuaggio sullo se sì, si stesso fare. sito sullo stesso sito, ma che problemi hanno? Sullo stesso sito, e va bene, e va bene. È andata così, è andata così. Era stato insultato da Fabi perché aveva detto che stava dalla parte di Faber in una sua live. Sì, è, è, è le, è il Levitico Muto, non hai passato la notizia del nuovo taglio di capelli di Serenca? La, prova, la prossima, domenica. Domenica, ve la, la porto. Poi magari la inviteremo in live in una serata del mercoledì. E... Come fai a sapere che Gesù? Sì, allora, Spark. Eh, allora, io ti avviso prima. Così magari mandi tua moglie a cena fuori, non lo so. La mandi a, a, cena la con, a cena con le amiche. Ma che termine è? La mandi? La mandi nel senso? Perché, la perché la, 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 non la tieni a casa mentre non guardi. A, a casa carina. mentre guardi serenca. La mandi perché la devi, la devi indurre a uscire fuori di casa. Non è un ordine, è, devi trovare un escamotage per farla uscire di casa, quindi la mandi sì, fuori, fuori, fuori di, casa. di casa. Eh, ma il significato era quello, non è che ci puoi vedere il sessismo, è nella tua testa, non nelle mie parole. È no, così, io sono, di, io sono responsabile di quello che dico, non di quello che tu capisci. Ok, ok, questa me la rivenderò. <ride> no, no. Eh, sì, no, eh, non funziona così. Eh, funziona Fatti mandare da Spark a prendere il latte. <ride> la mando, la mando, grande Spark. <ride> avviso, avviso un'ora un prima magari è un tizio qualunque che imita a Gesù e mette corona di spide ricordate che ci sarò sempre io come moderatrice la serenco ossessione Se <ride> dimmi quando la inviti che mi metto in tiro Fatti mandare da sparo qui, l'avvo letto. Quindi, tatuarsi è sbagliato, ma tatuarsi Gesù, ok, ragazzi. E' come la questione delle pippe. Masturbarsi è sbagliato, ma se vi masturbate pensando a Dio, agli addominali di Gesù in croce o alla Madonna, va benissimo, stamattina ho segnalato che la magistratura spagnola ha aperto un'inchiesta sugli insabramenti dei preti sulla pedofilia. Ah, mi è sfuggita Laura, sì. Mi è sfuggita. La riprenderemo, la riprenderemo. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia. Vi ricordo che domenica. Alle 13 inizia la maratona estendibile stasera, niente fichi, fichi. Per fare, rega. allora devo farmi il bip della Madonna, esatto. Domenica alle 13 inizia la maratona per il mio compleanno, estendibile eh, fino alle 18, estendibile fino alle 22. Ovviamente, ogni battesimo, ogni donazione, ogni bit verrà conteggiato un tot di minuti, eh, così che possiate, se volete, estendere la maratona fino alla sera alle 22. Ci saranno diversi ospiti, ci saranno diverse cose da vedere, ci saranno diverse cose da fare, ci saranno anche giochi, ci sarà un quiz a cui vi sottoporrò. Un quiz. Ci sarà la Riffa, ci sarà la ah, a proposito, eh, questa settimana sono pronto a inviare i, i, i premi della Riffa lo scorso mese che sto in ritardo. Questa settimana invio quindi, se vi ricordate di aver vinto lo scorso mese iscrivetevi, mandatemi ci, ci, sentiamoci così vi invio eh, i premi. Eh, ci sarà un quiz a cui vi sottoporrò. Che si potrà accedere più o meno come al gioco del bingo, funziona allo stesso modo. E ci sarà un quiz che vi farò e si vinceranno dei premi anche per il quiz. Più Serenca per tutti! Mamma mia, ragazzi, è una Serenca ossessione. Cioè, allora, vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per la compagnia. Esorcista, esattamente. Ci vediamo domenica alle 13. Ovviamente alle 10 e mezza. Nuovo video sul canale YouTube alle 13. Pronti per la maratona. Con tanti ospiti, ricchi premi. E codiglione. Codiglione, codiglione. Allora, vediamo a chi fare un bel ride prima di andare via. Non rest cioè, restate così per beccate dei punti, canale, vediamo chi c'è, c'è qualcuno che... che streama con chi stream stasera. Ci ha fatto sapere niente, Gronchi streamava stasera? Ma! Ci ha detto niente, Gronchi. Allora, chi ci abbiamo? Chi ci abbiamo? Allora, vediamo un po', mio fratello che sta fa. Sta fa già chatting, quindi andiamo a, a salutare mio fratello. Eh, aveva detto che ripartiva lunedì. Ah, ok, perfetto. Eh, allora andiamo a salutare mio fratello. Che sta in just chatting. Andiamo a farci due chiacchiere con lui. Ma non lo tratterete troppo perché, tra poco, dovremo andare a giocare a Project Zomboid. Quindi mi raccomando. Faccio partire il ride. Restate così. Beccate, punti canali da usare e spendere. Come fossero punti preghiera. Sono infatti, si chiamano infatti punti preghiera, ragazzi. Ci vediamo domenica alle 13 alle 10 e mezza, sul canale YouTube. Nuovo video, nuovo santo, nuova corsa. Alla prossima, ciao, imperati tibi a tutti, buonanotte!